Nuovo aggiornamento dalla vertenza Betafence, il 4 di febbraio il nuovo incontro in regione. Marco Boccanera, la priorità sarà salvaguardare l'aspetto occupazionale in questo percorso? Sì, quello abbiamo fatto questa conferenza stampa e questa assemblea appunto per rimarcare quello che abbiamo già accennato al tavolo regionale in plenaria. Noi abbiamo fatto una plenaria con l'assessore quaresimale e i dirigenti della regione e abbiamo buttato giù il nostro piano, quello che intendiamo perseguire, la strada che intendiamo perseguire come parti sindacali. E quello che noi intendiamo chiedere alla presidia e che pretendiamo è di ripensare i 2 anni di ristrutturazione aziendale convergendoli in cassa per solidarietà, in modo che da rimanere ancorati ancora per un po' al sito produttivo di Tortoreto e monitorare così quel piano che loro ci hanno presentato, che a nostro avviso non è un piano che possa durare in eterno con quei numeri. Quindi noi siamo molto dubbiosi su quel piano presentato. Chiederemo questo e in più chiederemo di parlare esplicitamente di incentivi, di quantificarli e di accompagnare quelle persone che volessero andare via di propria spontanea volontà, che sono vicine alla pensione, in modo da fare spazio ai più giovani e non farli escludere dal mondo del lavoro. Se la Presidiad intende trattare con noi e intende fare delle aperture, la nostra disponibilità a rimanere ancorati a quel tavolo c'è. C'è il modo di trovare la soluzione tutti insieme, ma se la Presidiad intende perseguire il suo piano in solitaria, noi non escludiamo di riuscire fuori dai cancelli e a questo punto anche di bloccare la fabbrica.